Mamma mia ragazzi, come mi gasa il nuovo sfondo, che tra l'altro non c'è nulla di finto, perché molti avete chiesto ma cos'è una sequenza virtuale? No, è semplicemente una lettura per far sì che poi potessi catturare l'attenzione della cosiddetta generazione Z, no? Di arrivare quindi dominando magari un futuro anche su Twitch e quant'altro, però bando alle ciance. Fatemi sapere anche cosa ne pensate. Il mio sfondo, alcuni mi hanno detto mi fa venire mal di testa, altri lo hanno apprezzato. È chiaro che poi ognuno ha i suoi gusti, però abituatevi se guardate questi video a questo sfondo perché credo che me lo trascinerò per parecchi anni, o meglio, per parecchio tempo. Bando alle ciance, guys. È un fine settimana anomalo perché non c'è il campionato. In questo weekend, chi vuole vedere un po' di calcio giocato si deve affidare alle nazionali, che sicuramente non è male affatto, considerando poi come si stia parlando di partite che valgono le qualificazioni ai mondiali di Qatar. E quindi auspichiamo sentitamente che l'Italia non faccia la fine dell'era fallimentare targata Gian Piero Ventura, ma con Roberto Mancini credo che non ci sia questo rischio, perché io apprezzo molto il lavoro del tecnico di Iesi e soprattutto apprezzo molto quanto sta facendo a livello di selezione italiana. Idee buone, ringiovanimento, con il giusto mix di esperienza, insomma, ci sono tutti gli elementi necessari affinché l'Italia possa disputare nell'immediato un grande europeo e al tempo stesso possa fare anche un bel mondiale, puntando soprattutto su questi giovani che stanno crescendo in maniera esponenziale e ci sarà quindi tempo in vista del Qatar. Bando di nuovo alle ciance bis, passiamo a Houssem Aouar, perché in tanti mi avete chiesto il punto della situazione circa il giocatore del Lione. Allora, è curioso indubbiamente che dalla Spagna, neanche dalla Francia, quindi dal paese originario di Aouar, rimbalzino voci e indiscrezioni legate poi a una presunta trattativa con la Juve. Lo conosciamo tutti, Aouar, giocatore molto forte, un centrocampista duttile, di qualità, 22 anni, ne compirà 23 il 30 giugno, quindi classe 98. Anche in questa stagione sta facendo molto bene: 26 presenze, 6 reti, 4 assist. È chiaro, la Ligue 1 non sarà il campionato più scoppiettante al mondo, però Aouar, tra i confini transalpini, è sicuramente una certezza extra lusso. Non c'è nessun accordo tra Juve e Lione, questo è bene che ve lo dica subito all'inizio del video, perché non ci sono stati nuovi contatti nell'ultimo periodo. Perché è vero che i rapporti tra il presidente della Juve, Andrea Agnelli, e il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, sono ottimi, anche più che ottimi, però al tempo stesso poi business is business e quindi Aouar non andrà via all'insegna degli ottimi rapporti, ma andrà a chi farà la migliore offerta a giugno. È anche un giocatore che è stato seguito molto molto da vicino nell'ultimo mercato estivo dall'Arsenal, che non ha trovato l'accordo con l'OL, quindi ci sono anche qui tutti gli ingredienti necessari affinché Aouar diventi un nome mercato anche piuttosto caldo per diverse società. Perché non c'è accordo? Innanzitutto perché il Lione, e lo dimostra la sua storia, tende a ottimizzare le cessioni senza voler valutare l'inclusione di contropartite tecniche. È una società che ha una buona stabilità finanziaria, ha una buona anche forza a livello politico con Aulà, che tra Francia e Europa è un presidente manager molto rispettato, e quindi ovviamente con un gioiellino di tale caratura tra le sue mani cercherà di venderlo nel migliore dei modi. Non è facile ora perché ai tempi del Covid i problemi finanziari non sono solo per la Juve, non ci sono solo per la Juve, ma sono da estendere a tutti i top club, perché più è grande la società, più è impattata a livello di conti da questa maledetta pandemia. E quindi in questo momento vendere Aouar a un prezzo consono non è semplice. È un giocatore che, diciamo che, se, senza questa pandemia, in un mondo normale avrebbe una valutazione vicina sicuramente più ai 60 milioni anziché 50. Ora invece si dovrà ragionare su standard inferiori, vedi anche quello che ha portato poi nelle puntate precedenti Van de Beek dall'Ajax a Manchester United, dove tra l'altro non sta praticamente giocando e chissà che non possa diventare un'occasione per qualche big. Allora, non dobbiamo nemmeno commettere l'errore che le intenzioni dei tifosi, che magari anche le intenzioni originarie della Juventus, possano sfociare nella produttività. Mi spiego meglio, io quando leggo i vostri commenti, per esempio, analizzo le vostre offerte per cercare eventualmente di arrivare a Aouar, inserendo Mattia De Ciglio, che è in prestito secco proprio attualmente all'OL, o magari Federico Bernardeschi. Ecco, questi sono pensieri dei tifosi bianconeri che sono
leciti, ma che al tempo stesso al momento non corrispondono alla realtà, perché come vi ho detto, il lione ne fa una questione di prezzo, quantomeno al momento. Poi è chiaro che la quotazione del cartellino da qui al termine della stagione può lievitare ulteriormente, perché Aouar è un giocatore di 22 anni e quindi è un giocatore che è in una parabola, in evoluzione continua. E allora ci sta che il Lione, per il momento, temporeggi, prenda tempo e cerchi soprattutto di creare l'effetto asta. Questo mi hanno detto dei colleghi molto, molto vicini a Lione. Mi hanno detto che Jean-Michel Aulas sta cercando quindi di creare la classica asta affinché eventualmente, se cessione sarà, andrà in scena all'insegna del massimo prezzo. Credo che sia giusto poi tenerlo nel radar bianconero, perché la Juve a centrocampo dovrà fare molte cose fatte bene, a te poi a innalzare il tasso qualitativo di un centrocampo che è tutto tranne che soddisfacente, perlomeno in questa annata in corso. Quindi, dal momento che sono state fatte anche delle operazioni con dei giovani che riguardano proprio anche l'entourage e la gente dello stesso Aouar, dal momento che i rapporti tra Juve e Lione sono ottimi, dal momento che Aouar probabilmente a fronte poi dell'offerta giusta, è un calciatore trasferibile, ci sta assolutamente che noi lo si tenga in questa lista, in questa se vogliamo anche shortlist, no? Con tre o quattro candidati un po' più caldi. Però non c'è nessun accordo, non c'è nessuna promessa fatta alla Juve e non è al momento la trattativa non è stata avanzata, o meglio, non c'è proprio una trattativa. Poi che la Juventus possa qui alle prossime settimane tornare alla carica per questo giocatore, fare sul serio, impostarne una, ovviamente noi lo racconteremo, perché la mera cronaca credo che poi corrisponda sempre alla realtà dei fatti. Il tifoso non deve essere ingannato, il tifoso non deve essere preso in giro, al tifoso va raccontata la realtà. E la realtà, ve lo garantisco, è che per Aouar non c'è assolutamente nessun accordo tra Juve e Lione. Poi, tempo stesso, dobbiamo anche pensare che la Juve dovrà prendere quantomeno due forti metodisti che sappiano cambiare poi il volto di un reparto apatico, perché se analizziamo poi l'andamento altalenante in questa stagione, sicuramente McKennie e Arthur, che tra l'altro rappresentano due degli ultimi, tra gli ultimi arrivati, sono stati giocatori che hanno fatto targhe alterne bene e soprattutto sono certi della riconferma. Gli altri, per quanto riguarda i centrocampisti, sono tutti sacrificabili. Poi, ovviamente, non sempre nel mercato riesce a vendere chi vuoi vendere, e magari ti ritrovi a vendere chi ha offerte, e questo è un confine sottilissimo e che analizzeremo poi magari attraverso un video nei prossimi giorni. È chiaro che il riferimento ovviamente va a Ramsey, che credo che se non abbia la valigia poco in mano poco ci manca. Stesso Rabiot, molto 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 incostante, magari per una buona offerta puoi sederti attorno a un tavolo e valutarla. Bentancur è un caso diverso, ricordiamo che c'è sempre questa clausola da versare al Boca, perché in caso di cessione il 50% del profitto andrebbe al club di Buenos Aires, non è mai stata smentita, quindi al tempo stesso non abbiamo certezze che Juventus e Boca l'abbiano tolta. Anzi, quindi ricapitolando, è ovvio che la Juventus sul mercato in quest'estate punterà principalmente a rafforzare un centrocampo che non si è rivelato all'altezza né delle competizioni nostrane, tantomeno di quella che conta, ovvero la Champions League. Però calma e gesso, perché al momento tra Juve e Lione non c'è nulla di fatto per Aouar, così come non c'è una squadra in pole position al momento per mettere le mani sul centrocampista francese. Monitoriamolo, teniamolo in questa lista, ma nulla di fatto, nulla ancora di fatto e nulla. Ci aggiorneremo con la mera cronaca nelle prossime puntate, auspicando che poi il fronte diventi anche un po' più frizzante, perché credo che quest'estate, soprattutto attraverso tanti, tanti, tanti scambi, ci divertiremo. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di Houssem Aouar e vi do appuntamento a domani, dove parleremo del Cuti Romero. Un abbraccio.